dopo, che è un'antica oasia che ci sia questo, quindi si chiama la Dolabra. Quest'arma qua non è un'arma vera e propria, occasionalmente poteva essere utilizzata, ha una protezione perché comunque poteva fare anche ferire chi la porta volendo, no? Con dei sonaglini, questi troviamo dappertutto nei romani, che quando marciavano 5, 6.000, 8.000, 2, 3 legioni, con questi sonaglini sentivano a chilometri e molto spesso era un deterrente. Ecco, poi qua c'erano gli effetti personali, una penula che sarebbe una specie di mantello che veniva utilizzato in vari modi per proteggersi dal freddo principalmente. Qua gli effetti personali con mangiare per una settimana generalmente, perché ogni tenda a 8 persone era un nucleo, si chiama contubernio, ognuno aveva le sue cose e lì funzionava, uno accendeva il fuoco, ogni singola tenda a contubernio, 8 persone, era efficiente e autonoma. E questi sono gli effetti personali durante la marcia. Questo si chiamava anche il muro di Mario perché venne istituito in quel periodo proprio di questo peso. Il nome proprio sarebbe Sarci, questo materiale. Comunque, questa è per contenere, per il po' una borraccia. Sì. Una borsa in rete. Quindi diciamo che il legionario viaggiava, faceva 30, di media 30-35 km con circa 35 km al giorno. Poi quando arrivava faceva l'accampamento ogni volta. Naturalmente anche uno scudo che era in rotazione, anche in questo caso, pesava circa 8 kg o meno, quindi aveva quello, questo, una armatura che poteva essere amata, sarebbe ad anelli, squamata con le squame e dopo nel periodo imperiale anche segmentata, quella con le rime, ma qua non ci siamo nel periodo imperiale, questo è repubblicano, quindi prima di Cesare, fino a Cesare. Quel corpetto di cuoio si chiama subarmalis, la parola stessa già dà l'idea che va sotto un'armatura per evitare frizioni, attriti con... non l'avevano tutti, ma parecchi l'avevano. E poi qua ci abbiamo per vedere anche una pelle di lupo o di orso che veniva indossata dei personaggi particolari che dovevano distinguersi nel campo di battaglia. Generalmente ce l'aveva il signifero, chi è che porta l'insegna, che sono quei, il vessillifero, ma più che altro il signifero, perché in battaglia quando non si sente niente, l'unica cosa da vedere, da tenere d'occhio, era il vessillo. A un movimento del vessillo corrispondeva un movimento di una o più centuri in un determinato punto. E la bucina, che è quel corno là in fondo, ricurvo, che dava il primo segnale a un comando delegatus, che normalmente era a capo della legione, corrispondeva un suono di bucina e successivamente un movimento del signifero, movimentando questo vessillo, questo insegna, loro sapevano cosa dovevano fare. A